salutare. Volevo ringraziare di cuore tutto lo staff della Strada dei Ragazzi e della Strada degli Scrittori per avermi coinvolto in questo progetto straordinario. Ringrazio Felice Cavallaro, la preside del CIGIO, insomma, e tutti quelli dello staff. Io leggo perché la lettura mi fa sognare. Quando io finisco di leggere un capitolo, spesso mi siedo nel mio divano, che ho soprannominato Tana, mi distendo e, oltre che a riposarmi, penso a quello che ho letto. Nella mia mente rielaboro tutto ciò che ho letto e certe volte modifico anche la storia, e questo mi aiuta a sognare. Oggi vi voglio presentare un libro che è una favola. E lo scrittore è il noto, il grande Andrea Camilleri, che come tutti sanno è il papà del commissario Montalbano. Però oggi il commissario più famoso d'Italia non c'entra niente, perché questo libro è una favola. Il libro si intitola Tu più P ed è questo qui. Nenè è un bambino che rappresenta Andrea Camilleri quando era piccolo. Nenè trascorre gran parte delle vacanze estive in campagna a casa dei nonni. Gli piace molto svegliarsi presto la mattina per andare ad aiutare la contadina Rosalia, che dà da mangiare ogni giorno, ogni mattina, agli animali. Un giorno Nenè ha visto una cesta con tanti tanti pulcini, però ha visto anche che c'era un piccolo pulcino, un po' più minuto, in disparte, un po' più spelacchiato, un po' più piccolo. E a un certo punto questo pulcino ha pigolato e ha detto piu piu. E Nenè ha detto: forse si è presentato. Comunque, per sì e per no, mi presento pure io. Piacere, mi chiamo Nenè. Quando Nenè arriva a casa, vede un'ombra, si gira e vede che il piccolo pulcino lo aveva seguito fino a casa e si era messo a piangere perché non poteva salire i due scalini per entrare a casa. E da lì è nata una grande amicizia. Poi un giorno c'è stato un piccolo incidente in cui è rimasto coinvolto il piccolo pulcino. Ma da una cosa che poteva sembrare una tragedia, invece non vi dico nulla perché ovviamente poi vi voglio lasciare la sorpresa. Devo dire che mi sono commosso quando ho letto questo libro. Pensate, avevo 6 anni e ho capito il valore dell'amicizia, quanto è importante l'amicizia, perché avere un amico per me è qualcosa di speciale. L'amicizia è un rapporto speciale. Ho capito che l'amicizia si può instaurare non solo fra una persona e un'altra persona, ma anche fra una persona e un animale. E questo è una cosa molto molto bella. Intanto è il mio primo libro che ho letto da solo, perché dovete sapere che io andavo in prima elementare, l'ho letto durante le vacanze di Natale, già cominciavo a leggere. Però prima, quando ero più piccolo, me le leggeva mia mamma Valeria, ed è nata anche una grande amicizia fra il grande Andrea Camilleri. E pensate, io gli ho scritto una lettera e lui incredibilmente mi ha risposto e ha concluso con queste parole: ti abbraccio, il tuo nuovo amico Andrea. E questo per me è un'emozione grandissima, veramente. Grazie mille, amici della visione, spero che questo video vi abbia invogliato a comprare il libro. Vi abbraccio e ci vediamo. Ciao ciao!